Grazie insomma di essere qui presenti. Una giornata importante, epocale, definisco insomma una giornata veramente significativa per il rilancio di Ama, ma anche simbolo, diciamo, chiaramente di, in un territorio che è stato in qualche modo bistrattato negli anni. Perciò ha una doppia valenza oggi questa domus ecologica, sia dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista del cambiamento, perciò anche sociale e politico. Perciò ringrazio comunque la sindaca, l'assessore, ringrazio Ama con il dottor Bagnacani e il dottor Bina, insomma, per aver dato concretezza a questa domus ecologica che proviene da un'idea, da una semplice idea poi proposta nel piano industriale. Perciò ecco, oggi diamo un segnale di concretezza, di realtà, di solidità, perciò a quelle idee che sembrano aleatorie, sembrano, diciamo, dei libri di sogni, in verità non lo sono. Perciò facciamo capire finalmente che questa amministrazione non soltanto vuole rilanciare Ama con dei progetti reali, veritieri, ma inoltre inserisce in questi progetti anche una valenza educativa, sociale, perché diciamo la domus ecologica per il bambino e anche per l'adulto rappresenta poi uno spunto di educazione ambientale, e questo ci fa riflettere perché il bambino può comprendere l'importanza del materiale post consumo, che non è fino ad oggi, diciamo, quel materiale che viene gettato in discarica. Ricordiamo la discarica di Malagrotta, prima i rifiuti venivano conferiti in quel grande buco, e con queste iniziative facciamo comprendere che invece il materiale post consumo è il futuro di questa città e il futuro di questo paese. E insieme alla domus ecologica noi iniziamo anche il primo step verso la tariffazione puntuale, questo è stato già detto, che premierà quei cittadini virtuosi, quei cittadini che finalmente comprendono l'importanza del materiale post consumo, perciò conferiranno in modo corretto, in modo puntuale, in modo intelligente, e questo, diciamo, comporterà anche una premialità dal punto di vista poi dei crediti, verranno anche, no, inseriti dei crediti formativi per quel cittadino che diligentemente conferisce i propri rifiuti. E sono diciamo questi gesti che fanno bene alle città, fanno bene a una capitale che ad oggi ha sofferto sia dal punto di vista del ciclo dei rifiuti, ricordiamo insomma Malagrotta, ricordiamo anche l'impiantistica obsoleta che chiaramente è stata lasciata dalle passate amministrazioni. Perciò questa non è la politica delle parole, ma è la politica dei fatti. Oltre alla domus ecologica c'è un piano ben definito, ben delineato, dove chiaramente è stato definito un percorso dove all'interno vi sono isole ecologiche, dove vi sono dei centri di riuso creativo. Ecco, l'assessore parlava appunto di nuovi posti di lavoro. Questi centri di riuso creativo riguardano appunto l'intercettare quella frazione secca che prima andava appunto agli inceneritori e nelle discariche, invece ad oggi viene diciamo conferita, verrà conferita in questi centri di riciclo e di riuso, e che avranno una nuova vita, perciò nuova vita per le materie prima e seconda. Oggi veramente è un'emozione essere qui presenti a Ostia, è un municipio che anche oltre Ama che sta rinascendo, un municipio che ha bisogno di una grande rinascita, e sono sicuro che insomma questa amministrazione farà di tutto per portarla veramente alla luce, ed è questo l'indirizzo che stiamo dando. Grazie.